In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Parola del Signore. Siamo arrivati alla fine del capitolo sesto, questo capitolo che ci ha accompagnato per varie domeniche, sta lunga catechesi sul pane della vita fatta a Cafarnao. Ecco, il finale ci racconta cosa succede dopo. Gesù ha finito di parlare, ha rivelato se stesso come pane della vita, il suo corpo, il suo sangue, come cibo da mangiare per poter vivere e avere la vita di Dio. Che succede? I discepoli di Gesù, queste folle che lo seguivano per tanti motivi, ma forse non per motivi profondamente veri, cominciano a dire: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Cioè, non si capisce niente, non ci capiamo più niente, noi ce ne andiamo. E allora Gesù non li rincorre, non fa un passo indietro, ma dice solo: questo vi scandalizza? Cioè, scandalizza vuol dire questo vi è di ostacolo nel credere? Questo è un ostacolo per voi nella fede? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire dove era prima? Lo Spirito dà la vita, le parole che io vi ho detto sono Spirito e sono vita. Spirito e vita. La vita di Dio, lo Spirito Santo che dona questa vita attraverso le parole di Gesù. Ecco, questa è la fede. Accogliere lo Spirito, accogliere la vita di Dio. Ma, dice il Vangelo, da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. E proprio davanti all'Eucaristia, al discorso sull'Eucaristia, quello che noi chiamiamo l'Eucaristia, che i discepoli di Gesù si dividono. Quello che il Cardinale Martini chiamava il guado di Cafarnao, cioè bisogna decidere di passare questo guado, cioè questa difficoltà, questa fatica nel credere nella rivelazione di Gesù, in quello che noi non capiamo del tutto, intuiamo ma non capiamo. Allora Gesù dice ai 12, e questa è una domanda piena di drammaticità: volete andarvene anche voi? Vuol dire che non erano rimasti molti, forse erano rimasti solo loro e pochi altri. Volete andarvene anche voi? È bellissima qui la risposta di Pietro, che conclude un po' questo capitolo: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ecco, neanche loro hanno capito, neanche loro, lo sappiamo da come poi andrà a finire dopo, neanche loro avevano tutto chiaro, però hanno intuito che dentro quelle parole c'era la vita eterna. E noi, dice Pietro, abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio, in quest'ordine, creduto e conosciuto. Prima si crede e poi si conosce, non prima si conosce e poi si crede. Prima si crede, cioè si apre, si dà credito, si apre la fiducia in Cristo, e allora soltanto tu potrai conoscere, che nella Bibbia vuol dire fare esperienza, che tu sei il Santo di Dio, sei l'inviato di Dio.
perché se apri il cuore nella fiducia, allora entri in una relazione con Cristo che ti permette di conoscerlo veramente. Chiediamo al Signore che ci dia questa fede. Diciamo anche noi come Pietro: Signore, da chi andremo in mezzo a questo mare di parole, di immagini, di notizie, di informazioni che ci arrivano ogni giorno attraverso tanti canali, tanti media, eccetera, internet e tutto il resto, sommersi da queste parole, da chi andremo ad ascoltare parole di vita eterna, parole che aprono alla speranza, all'amore, alla fiducia, al senso della vita. Tu solo Gesù ce le hai, solo il Cristo ce le ha. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il rivelatore del Padre, che tu sei l'inviato di Dio e che tu sei la porta che ci fa entrare nel mistero di Dio e ci fa fare l'esperienza del suo abbraccio e del suo amore.